con Rossella abbiamo trovato la quadra, io li ho spinti molto a fare questa manifestazione, spinti molto perché è una manifestazione di interesse nazionale, per noi è un grande onore, questo fa capire quanto la federazione grande disponibilità e grande, grande cuore, è una bellissima manifestazione. Grazie. Magnolia, Presidente, non fa solo sport, promuove una regione che ha bisogno di queste certezze, di queste società così bene strutturate, sotto tutti gli aspetti, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista tecnico. Grazie alla capacità di tutti, ma anche al fatto che una regione si è unita intorno a questa società. Io ringrazio anche le atlete. I partiti appassionati da gustare, c'è molto altro. Sì, grazie Antonio. Intanto benvenuti tutti, benvenuti alla stampa. Grazie della presenza al presidente Protani che non c'è sempre accanto. Ci stimola, in alcuni casi ci obbliga, come dire, a fare determinate cose per il nostro bene, però poi c'è sempre accanto. Grazie al presidente Cavaliere che, già sul nascere è stato con noi, con il presidente e il vicepresidente che non ha citato, Valeria Cavaliere, quindi una figlia d'arte che è con noi a pieno diritto nel progetto. Grazie chiaramente all'assessore Maripina per le parole che ha speso, non è presente, però avrebbe voluto esserlo chiaramente la regione con l'assessore Niro. L'avventura è cominciata quest'estate. Il presidente Protani ci ha in qualche modo gratificati, visto il nostro percorso virtuoso.